Acquerelliamo il mondo! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi nuova lezione del corso di acquerelli, ancora una lezione in cui conoscere i materiali. Oggi nella lezione precedente vi ho fatto vedere la differenza tra gli acquerelli in tubetto e gli acquerelli Godet in pastiglia. Oggi invece vi mostro tutto il rimanente settore dei materiali acquerellabili, perché si può acquerellare non soltanto con gli acquerelli ma anche con tantissimi altri materiali che sono appunto acquerellabili. I più famosi sono le matite colorate acquerellabili che molti di voi so già posseggono e usano anche con me nel corso di disegno il giovedì sera su Facebook. Ma oltre alle matite acquerellabili vedrete che ci sono i colori a cera acquerellabili, i pastelli acquerellabili, i gessetti acquerellabili, ci sono... ma perché dirvelo adesso? Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a scoprire cosa c'è di acquerellabile nel mondo. Ed eccoci giunti alla presentazione dei materiali per belle arti acquerellabili. Noi siamo sempre abituati a pensare a qualcosa di acquerellabile e di diverso dall'acquerello e automaticamente pensiamo alle matite acquerellabili che ci sono, però c'è anche molto altro. E allora cosa c'è? Ci sono innanzitutto i colori a cera acquerellabili che sono bellissimi. I colori a spirito acquerellabili, le matite a grafite acquerellabili, i colori a gel acquerellabili, le nostre sempreverdi matite acquerellabili e anche i pastelli acquerellabili. I colori acquerellabili però si comportano in maniera totalmente differente dagli acquerelli e adesso andiamo a vedere come si comportano e come devono essere usati. Cominciamo dai pastelli. In generale posso dirvi che quasi tutti i pastelli possono essere stemperati in acqua, anche quelli che non riportano la dicitura acquerellabile. Quando anche non lo potessero essere, basta disciogliere all'interno dell'acqua qualche goccia di colla di coniglio o anche di colla Vinavil per fare diventare appunto il pastello acquerellabile, perché la polverina poi si fissa sul foglio tramite il collante che abbiamo inserito nell'acqua. Qualche goccia, un cucchiaino raso per un bicchiere di plastica d'acqua o di colla animale o di colla vinilica. E tracciamo il nostro spazio colorato. Con i colori acquerellabili, qualunque essi siano, non si può lavorare su bagnato, ma ha un procedimento inverso. Si bagna da asciutto, e questo anche gli acquerelli, però cosa succede? Se io devo fare un acquerello, a me servirà sicuramente una trasparenza, quindi già una macchia di questo tipo di colore mi porterà ad avere un risultato molto molto intenso che dovrei molto sfumare per rendere acquerellabile. Vi faccio vedere, visto quanto è coprente, allora se io lo voglio veramente acquerellabile devo poi lavorarlo e tirarlo molto, quindi vedete quel po' di colore quanto mi serve. Poi in un secondo momento posso passare una mano con più copiosa di acqua e dare tipo una sorta di effetto bagnato su bagnato. Altro utilizzo che però vi sconsiglio perché rovina un po' il colore è quello di poggiare la punta del pennello e usarlo un po' come un godet e quindi passare poi successivamente sul foglio. Questo fatelo solamente se usate il colore acquerellabile per lavorarci ad acquerello, perché se invece poi lo usate per lavorarci a pastello secco un po' si rovina, non tantissimo però un po' sì, è in questo caso. Quando invece io bagno il foglio e poggio il pastello darò delle particolareggiature molto molto intense, visto? Quindi mi si acuirà tantissimo l'intensità del colore, ok? Quindi questa nozione mi interessa saperla quando voglio dare delle strisciate che risultino evidente, passerò col pastello su un posto bagnato così a secco.
pastello a secco posto bagnato. Se io devo fare per esempio una qualunque forma, un cerchio, no? Che sarà più luminoso da una parte e più intenso dall'altra, allora mi conviene dare un accenno di chiaroscuro e poi cominciare ad acquerellare in maniera tale da lasciare più pigmentata la zona dove sarò passata in maniera tenace, no? E portarmi verso l'alto di ribagnare ok, quindi faccio asciugare o aggiungo colore così e ritorno. Come vedete però il pastello lascia traccia di sé, quindi questo tenetelo ben presente. In questo caso voglio scurire questa parte, quindi ripasso, inserisco colore e col pennello bagnato poi me lo porto un po' dove voglio. Come vedete, quindi è un modo totalmente differente di ottenere risultati acquerellati rispetto alla pasticca, rispetto al godè o al tubetto. Dipende naturalmente molto da ciò che vorrete fare. Poi sempre i bianchi con la pezzetta o caricata d'acqua, in questo caso sto usando un semplice tovagliolo di carta, si tira via la parte che voglio rimanga più illuminata e si scurisce quella che invece voglio rendere più scura. E questo per quanto concerne i pastelli. Bellini, no? Passiamo adesso a una cosa che a me piace veramente molto e che non è molto conosciuta: la grafite acquerellabile, le matite. Io qui ho una Light Wash HB e una Medium Wash B4 della Derwent. Quindi sono, a differenza di questi che erano dell'acrelando, che sono scarsetti, ma comunque hanno una resa discreta, diciamo così, medio-bassa. Queste invece performano molto bene, perché sono delle matite molto molto buone. Quindi, e allora, se io devo fare una campitura, passo la mia matita in maniera abbastanza debole, perché poi guardate come si intensifica e guardate come il tratto viene sfumato. Pensate a quanto semplice sarà trasformare un vostro disegno in un acquerello. Semplice, ma nello stesso tempo difficile, perché dovete sempre ricordare di apporre la giusta quantità di grafite. Guardate come si sfumano bene queste matite acquerellabili. Stupende. Anche qui si può lavorare, anche se è un sacrilegio, in questa maniera. Io non lo consiglio mai di lavorare direttamente punta di pennello, punta di colore. Magari per degli effetti sì, per fare una cosa come questa, tipo una neve, uno schizzo, allora quello sì, non so se si riesce a vedere, è molto utile, però io vi consiglio di non rovinare le vostre matite e di rispettarle. Anche qui, se vogliamo poi intensificare, si aggiunge del chiaroscuro nelle zone che vogliamo scurire. E guardate, anche qui, se vogliamo fare qualcosa che degradi, ci conviene partire, io adesso non sto facendo nessuna forma, ci conviene partire dallo scuro scuro per poi, guardate che bello, aggiungere acqua e scaricare verso la parte più chiara.
come per i pastelli, anche qui se vogliamo dare un'intensificata netta, possiamo andare direttamente con la matita, ma sappiate che questo tratto rimane più tenace ed è più difficile da togliere col pennello, cioè rimane il tratto del passaggio della matita. Vi faccio vedere. Se io adesso ripasso, è difficile far andare via la grafite. Poi, se vorrete intensificare sfumando, lasciate asciugare e ripassate come prima. Se vorrete scaricare e portarvi fuori dei punti luce, sempre la stessa cosa. Ok? Non cambia assolutamente nulla. Fatta la grafite, passiamo ad altro. Passiamo ai pennarelli acquerellabili. Qua sicuramente sono colori più intensi, sciacquo il pennello e anche qui, guardate, non vi parlo di marche perché ce ne sono di diversificate marche e queste cose sono carine anche quando si tratta di marche per bambini. Per esempio, questi sono della Maped, che è una marca per bambini, e sono ottimi. Guardate voi stessi. E anche qui, come prima, ecco, sui pennarelli a spirito non vi consiglio il lavoro a punta perché li rovinate veramente tanto, cioè rovinate proprio le punte che poi possono anche non scrivere, come non vi consiglio, anche se si può fare, il passaggio diretto sul disegno, anche se come vedete si può fare, è che i pennarelli diciamo muoiono prima, ok? E anche qui poi se vogliamo fare una forma, si intensifica, non si fa mai tutta, ma da prima si fa l'esterno, si vede quanto colore produce, si porta verso la parte centrale, lo si allunga con altra acqua e lo si degrada così, a poco. Se volessimo, per esempio, adesso far reintensificare la zona laterale, aspetteremmo appunto che questo si asciughi tutto e poi ripasseremmo da asciutto. Se volessimo tirare fuori i bianchi, un colpo di pezzetta di tovagliolo di carta bagnato e il bianco è fuori. È o non è troppo bello il colore a spirito acquerellabile? È uno dei miei preferiti. Ah, e tra l'altro il colore a spirito acquerellabile è una figata perché non c'è bisogno che ci sia scritto che è acquerellabile. L'importante è che nelle confezioni ci sia scritto che è solubile in acqua, in pratica che è la sicurezza che non macchiano i vestiti dei bambini, che è solubile in acqua tipo in lavatrice o al rubinetto. Questo per esempio non ha la dicitura acquerellabile, però e guardate che brillantezza, perché la cosa impressionante di questi colori, guardate, è la brillantezza, bellissimi. Adesso proviamo i colori a cera acquerellabili e anche per quanto concerne i colori a cera acquerellabili è sempre la stessa faccenda. Bellissimi, i colori a cera sono stupendi anche. Pulisco il pennello, rientro da fuori per le sfumature e mi inserisco su quello che già c'è. E poi per scaricare pulisco il pennello e tiro via col pennello stesso, come si fa negli acquerelli normalmente. Ancora non ve l'ho spiegato, ma ve lo spiegherò. Allora, adesso anche per i colori a cera, se io volessi, potrei, questi sì, questi si prestano, prelevarli direttamente dalla punta e sfumo. E anche questi, se volessi dare dei colpi molto vibranti, mi basterebbe passare, visto, sul bagnato. Anche questi sul bagnato poi non se ne vanno più. Cosa vuol dire? Che sì, riesco a sfumarli, visto? Ma il segno, la traccia del segno principale rimane.
E allora, se voglio fare un chiaroscura misto tra tratteggiato e sfumato, va bene. Ma se voglio che il segno se ne vada, non utilizzarlo mai direttamente sul bagnato. I colori a gel, che sono sempre una specie di colori a cera per bambini. Sono carinissimi questi colori, carichi carichi di pigmento. Prendo sempre il blu. Sono dei colori molto liquidi, con una consistenza tra il colore a cera e un qualcosa di molto più scivoloso. Sono dei tipici colori per bambini. E anche qui, guardate, che belli. Anche questi possono essere prelevati direttamente, ma non sono come i colori a cera. Se li prelevate direttamente scrivono meno, scrivono ma meno, quelli sono più sfacciati. Anche questi, se usati bagnati sul bagnato, lasciano la traccia del percorso, vengono sfumati, vedete, scaricano gran parte del colore, ma la traccia la lasciano sempre. E fin qui tutto il nostro mondo acquerellabile, per poi concederci giusto alla fine il divertimento di utilizzare anche le matite acquerellabili. E anche qui vedete, l'acquerellatura è stupenda, più delicata che negli altri sicuramente, ma sempre stupenda. Anche qui, se volessimo, potremmo prelevare direttamente dalla punta. Anche questo è un sacrilegio, non lo fate perché i colori si prendono in umidità e si rovinano. E anche qui, se vogliamo lasciare dei tratti ben netti e forti, passare su bagnato potrebbe essere il modo per ottenerli. Scaricarli sì, potremmo, ma fino a un certo punto il tratto rimane sempre. Questi si possono usare anche su bagnato, ma come vi ho detto, il tratto rimane. Questi sono colori acquerellabili, quindi solubili in acqua. Per i colori con gli effetti acquerellati ma non solubili in acqua ci sarà un altro appuntamento, perché ci sono anche dei colori che danno questi effetti ma alla fine non sono acquerellabili. Quali sono i più brillanti? Brillanti sono i colori a spirito, bellissimi, ma tutti molto belli, i più romantici, le graffiti, le matite acquerellabili, ma tutto, i colori a cera, insomma, a me piacciono veramente tutti. Allora, vi presento ad uno i prodotti che ho usato, le mie matite acquerellabili, vi faccio vedere le mie matite acquerellabili preferite, voi me lo chiedete sempre, sono queste due. Scusate la confezione, queste sono proprio le mie matite, quelle che prendo sempre poi alla fine, e sono le Stabilo, che mi piacciono perché sono delle matite bellissime da usare a secco, bellissime anche da usare acquerellabili, e che hanno una texture grassa, una punta morbida. Le Faber-Castell, bellissime matite, queste in particolare perché sono il regalo di una persona a cui tengo molto, che ringrazio sempre, nuove, e quindi vi stavo dicendo, bellissime matite che io comunque ho, non vi ho più preso queste proprio perché mi faceva piacere mostrarle, tutte quante sono così belle in parata, e queste sono delle ottime matite sia da usare a secco che da usare acquerellabili, con la punta un po', con la mina un po' più dura, quindi dipende dal vostro tipo di mano e soprattutto dal tipo di disegno, questo se voglio un chiaroscuro più sfumato, questo se voglio un chiaroscuro tratteggiato. Le matite a graffite fanno sempre parte del mio set, allora, della Dervent, e come vedete sono bellissimi, completissimi, e ci sono tutte le matite e ci sono anche quelle acquerellabili, ma le vendono anche singolarmente. Questi mi pare mi siano stati regalati dal rappresentante della Muppet, mi pare di sì, perché non avevo motivo di comprare colori da bambino, sì, però poi non li ho mai attenzionati per mancanza di tempo e li ho riscoperti ora, quindi i prodotti della Muppet sono questi, e sono i colori a spirito e i colori a gel, carinissimi sia per i bambini, perché adesso vi faccio vedere questi colori a spirito, vi faccio vedere una cosa,
mentre che ci sono, guardate che punta hanno. Hanno una punta a pennello, visto? Una punta a pennello. Questi colori costano pochissimo, tra l'altro. Casomai nel box informazioni vi metto il link. La stessa punta a pennello che hanno anche i famosissimi Copic, che però, vabbè, sono professionali, ma uno costa quanto tutta la confezione di questi, e che però non sono acquerellabili, sono solubili, penso, in alcol. Devo ancora provarli in tal senso. E poi, quindi questi sono molto molto interessanti, se volete vi faccio una comparata tra questi e i Copic, vi cerco anche il prezzo, insomma ve ne parlo in maniera più dettagliata, ditemelo voi se la volete fatta, anche come resa, perché questo non è indicativo di poco. E questi invece sono i colori a gel, carinissimi, un po' le cugine delle tempere solide di cui vi parlai qualche tempo fa come texture, però bellissimi perché acquerellabili. Della Lira questi li ho comprati io, utilizzati un paio di volte soltanto, stupendo. Devo concentrarmi sui miei colori, stupendi. E poi da ultimo i pastelli della Crelando, nulla di particolare, però possono essere utili in quelle situazioni in cui non siamo indecisi tra, vogliamo provare diverse tecniche, abbiamo i pastelli, proviamo se ci piace fare anche l'acquarello, usiamo questi. In generale vi ho detto che comunque tutti i pastelli possono diventare acquarellabili, basta unire all'acqua in cui della sciacquatura del pennello un bel po' di, cioè un cucchiaino di colla in però per 125 ml di acqua, sia colla di coniglio, quindi colla animale, che colla vinilica. E poi in anteprima vi faccio vedere una cosa per fare benissimo questa tecnica. Ancora non l'ho aperto, è stato il mio unico acquisto della fiera della creatività di Bologna. Questo l'ho comprato io, l'ho pagato 8 euro, ma la Pentel nel frattempo me ne ha mandato un altro insieme a una serie di prodotti, ma voglio usarlo con voi, voglio farvi vedere come si carica. È un pennello con serbatoio ricaricabile, quindi per esempio, qualora voleste mettere l'acqua e la colla per i gessetti, potete metterli qua dentro, basta premere un poco, esce dalle punte delle setole l'acqua e si mischia automaticamente col pigmento, ed è utilizzabile con tutte queste tecniche. Quindi un pennello a serbatoio per i colori acquarellabili è veramente una cosa utile, perché mettete direttamente l'acqua qua dentro, vi tenete la pezzetta per la pulizia, quindi premete un poco, esce un po' d'acqua e pulite il pennello, e utilizzate un solo pennello senza intingere ogni 5 minuti, con il rischio di sgocciolare, perché qual è il rischio delle tecniche acquarellate? Voi avete un bel disegno, volete acquarellare solamente una porzione o delle particolareggiature per renderle più vivide. E allora prendete il pennello, lo pucciate nell'acqua e dall'acqua al disegno vi cade una goccia che si spande sul lavorato. Può succedere, specie se siete distrattoni, con questo è tutto più controllabile. Non ve ne parlo adesso perché sarebbe un peccato non porre l'attenzione sulle potenzialità di questo pennello. Me ne voglio fare una bella recensione in cui ve ne regalo anche uno. Comunque, ripeto, di questo pennello ve ne avrei parlato anche se non me l'avesse rimandato la Pentel, perché è veramente, ripeto, in tutta la fiera della creatività, dove c'erano tantissime cose, l'unico stand in cui io ho comprato, perché spinta, perché voi capite che io non compro facilmente avendo una montagna di materiale, ma in cui spinta ad un refrenabile desiderio di possederlo, è stato lo stand della Pentel con il suo Aqua Brush, che è stupendo. Me ne parlerò presto, se vi va, naturalmente ditemelo se vi va oppure no. Rimandiamo un po' avanti con le lezioni di acquarello e poi vi parlo anche di queste cose. Bene, spero che vi siate divertiti a conoscere tutti questi materiali, spero che vi siate che abbiate scoperto qualcosa di nuovo. Venite con me di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto quante cose, dalla matita a grafite sino al pennarello a spirito, potete veramente sbizzarrire la vostra creatività e acquarellare quello che vi pare. Questi sono strumenti acquarellabili, poi ci sarà un'altra frangia di strumenti che faremo un po' più in là, che invece sono degli strumenti da cui si può desumere uno stile acquerellato, cioè non sono degli acquerelli, ma si può acquerellare, si può dare un effetto acquerello a quella determinata tecnica pittorica, e ne
parleremo anche perché molto spesso nelle tecniche miste si trovano sia gli acquerelli puri che determinati altri materiali usati in maniera acquerellata. Spero che queste nozioni nuove vi piacciono, spero di aver aggiunto un qualcosa al vostro bagaglio culturale e anche di conoscenza pratica dei materiali. Se sì, mi raccomando, condividete questo video, lasciatemi un bel pollice in su e commentate tantissimo qua sotto. Fatemi sapere cosa non conoscevate o cosa vi piacerebbe provare tra tutti questi materiali acquerellabili. A me non rimane che rimandarvi sempre sui miei social, vi aspetto su Facebook, su Instagram e sul mio blog e vi lascio il link qua sotto nel box informazioni e io e Gabriele vi aspettiamo sempre a braccia aperte su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale che gestisco insieme a mio marito in cui si coltiva invece l'arte culinaria. Lì se magna, vi aspettiamo, il link ve lo metto qui e se vorrete passare a trovarci ci farà un immenso piacere. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, ciao ragazzi!